Devono morire per questo. Tutti quanti. È ora di combattere. Comprendo la tua rabbia, Lee, ma non puoi vincere una guerra. Basim, bene, tu ci servi. I mercenari hanno catturato dei ribelli e li hanno giustiziati nella piazza. E il tuo Rafik mi dice di nascondermi come un topo mentre i miei uomini muoiono. Dobbiamo almeno provvedere a riportare i morti alle famiglie. Temi sempre di affrontare quei diavoli, Veshi. Il mio unico timore è di diventare come loro. Qui ci deve essere sotto qualcosa. Il califfo non vuole una guerra. Questa è opera dell'ordine. Allora troverò i responsabili e li ammazzerò come dei cani. Sarà l'ordine a trovarti, invece. È probabile che stiano già cercando te e Beshi. Vi conoscono bene ormai. Basim, quanto a te... Ali, troverò i colpevoli e li ucciderò tutti quanti. Hai la mia parola. Basim ha ragione. Ci penserà lui. E quando i responsabili saranno morti, ti prenderai il merito. Molto bene. Per tutti sarò stato io. Ora tornerò a Jar Jaraya. Ma non attenderò a lungo. Ci incontreremo alla porta, Basim. E io mi assicurerò che le famiglie possano dare degna sepoltura ai corpi. Poteva andare molto peggio. Credete che questa sia opera dell'ordine? Sì. Come sai, Sharkiya è sotto il controllo di mercenari dell'Anatolia, pagati dal califfo, che a sua volta è un fantoccio dell'ordine. Secondo le mie spie, anche un comandante dei mercenari fa parte dell'ordine. Ditemi chi è, e lo troverò. Dobbiamo essere cauti. Sharkiya è sull'orlo del caos. I ribelli sono armati e sempre più numerosi. Potrebbero lanciare un attacco. Potrebbe scatenarsi una guerra in grado di minacciare persino Alamut. Che cosa consigliate, Flad? Vai con Ali ed esplora Jar Jaraya. Trova qualcuno che sappia qualcosa. E Basim. Sii rapido. Stiamo rischiando grosso. Ali mi attende alla porta per dirigersi con me a Jar Jaraya. باسم Ali, sei pronto? Dobbiamo andare. Andiamo. Dobbiamo andare a Jar Jaraya. Voi occulti siete strani. Mi portate armi che non volete farmi usare. Poi mi date il merito delle vostre vittorie. La guerra sarebbe un male, specialmente per voi. È la tua maestra a dirlo.
curiosità annoia che le persone a cui obbedisci siano le stesse che dettano le regole a cui obbedire. Non vogliono controllarmi. Io sono libero e combatto per la libertà altrui. Non fai altro che il volere degli occulti. È uno strano tipo di libertà. Gli occulti sono la mia famiglia. Non ci sono contraddizioni. Se lo dici tu. Un tempo vivevo nelle strade e rispondevo solo a me stesso. Ma non ero libero. Ora che sono gli altri a dirti chi sei, ti senti più libero. Tu non puoi capire. Ti capisco meglio di te. Se sei così libero, perché sei tanto combattuto? Che intendi dire? Non lo sono affatto. Nei tuoi pensieri leggo un conflitto con le tue emozioni. Per trovare la verità devi prima essere sincero con te stesso. Nessuno può leggere nei pensieri altrui. Normalmente no. Però guardami, io non ho padroni a cui obbedire né regole da seguire. Io sono libero. Non so se tu lo sia davvero. Voglio fare un giro prima che Beshi arrivi a Jar Jaraya con i corpi. Una buona idea. La gente di qui è già furiosa. E sarà ancora peggio dopo le sepolture. C'è una sala da tè qui, dove si parla molto. Potresti scoprire chi sta uccidendo i nostri uomini. E tu cosa farai? Mi occuperò di altre ricerche. Torna qui quando avrai scoperto qualcosa. Benvenuto. Vi prego, sedete. Ammirate il mio insuperabile assortimento di ospiti di Baghdad. Migliori di tutta Baghdad. Avete sete di sapere e fame di conoscenza? Allora assicuratevi di visitare la Casa della Sapienza. Sembra la sala da tè di cui parlava proprio Ali. Proprio questa sera, com'è il vostro tè, sei? Verrà una lezione su vaiolo. Portamene un altro. E che sia caldo. Sì, Saidi. Vi porgo le mie scuse. E i solerti schiavi Zange spariscono. Ma gli incompetenti come te restano. No, ora taci. Portami il mio tè. Cittadini, avete assistito a manifestazioni di solidarietà nei confronti dei ribelli? Vi ho sentito parlare di alcuni schiavi scomparsi. Cosa? E tu chi sei? Non osare rivolgerti a me, vattene! Forse un conio vi farà cambiare idea. Come osi? Credi, forse... Un momento. Come fai tu ad averne uno? Bene, ma vedi di sbrigarti. Dicevate che alcuni schiavi Zange sono scomparsi. Non vedo come la cosa ti interessi, ma è così. Uno straniero, uno di quei ribelli, non lasciava in pace gli schiavi. Ha parlato con loro e quelli sono scomparsi. Senza dubbio è un conoscente di quel piantagrane di Ali ibn Muhammad. Non so altro. Ora vattene, prima che qualche pezzo grosso mi veda parlare con uno come te. Il solo pensiero vi inquieta? Attenzione, gli andati dei visitatori. Ecco, vi prego di darvi il benvenuto
che cosa? Niente. Dannati schiavi. Ti tratto bene. Ti pago bene. Poi quelli spariscono e io resto senza lavoratore. Forse parlerà. Se lo aiuto a riprendersi. Hai finito di bere. Basta, sto meglio. Rischioso ubriacarsi in una sala da tè. Potevano arrestarti. Ho avuto molte sventure di recente. Hai detto che i tuoi schiavi se ne sono andati. Ah sì? Non mi ricordo. Non sono fuggiti, sono scomparsi. Le persone non scompaiono. Queste sì. La notte scorsa due dei miei non sono tornati dai campi. Nessuno ha visto niente. Sono spariti nel nulla. Puff! Così hai pensato bene di ubriacarti in una sala da tè? Beh, sì. Ah, oh, la mia testa. Senti, non dirlo a nessuno. Io devo andare a casa a dormire. Ehi, qui, da questa parte. Avete bisogno di qualcosa? Non qui. Ci sono troppe orecchie, se capite ciò che intendo. Ah, certo, Saidi. Abbiamo dei tè assai pregiati nel retrobottega. Prego, da questa parte. Seguitemi. Siate naturale. Bene, siamo al sicuro. Beh, qui non c'è nessuno. Che cosa volete? Chiedo scusa per la messa in scena, ma ci sono molti sguardi indiscreti e questa furtività rende tutto emozionante. Ho visto la vostra fascia rossa e ho sentito degli schiavi scomparsi. Ne è sparito un altro da una fattoria qui vicino. E voi come lo sapete? Sono amico della famiglia. Il marito era tra i giustiziati. Ora anche il figlio è scomparso. La madre non è più in sé dall'apprensione. Pensavo che voi poteste esserle d'aiuto. Ditemi dove si trova la fattoria. Poco a ovest di qui. Gli schiavi sono spesso diffidenti, ma se aiuterete quella donna, lo considererò un favore personale. Dovrei tornare da lì per riferirgli quanto ho scoperto. Che mi chiedete? Ti ho detto che posso leggere nel pensiero. Tu non vuoi dirmi nulla, ma parlerai. Non dovremmo farlo. O ne ricaveremo solo altri guai. Guai peggiori delle esecuzioni. Hanno ammazzato i nostri fratelli. Come fai a non capire? Ari, che vuoi fare? Questo non è nei nostri accordi. Io faccio ciò che va fatto. Non mi serve il tuo permesso. Hai scoperto qualcosa? Gli schiavi scompaiono ovunque a Jar Jaraya. L'ultimo da una fattoria qui vicino. Andrò a controllare e cercherò di saperne di più. Bene. Il nostro amico invece trascorre le mattinate al porto per incontrarsi con chi crediamo sia un informatore del califfo. Potresti trovare questo informatore e seguirlo. Forse scoprirai qualcosa. Nel frattempo, io e Beshi faremo parlare il nostro amico. Questo è un errore, Ali! Lo vedremo.
Dovrai cercare l'informatore e aiutare quella vedova a ritrovare il figlio.